Allora, abbiamo cambiato posto. Ci siamo messe davanti alla finestra. Non si nota, cioè, sembro lucidissima. I fantasmi. Vi assicuro che non sono sudata, perlomeno. Non così tanto. Vabbè, stamattina poi siamo. Vi avevamo detto dell'ora. Abbiamo cambiato completamente idea, ma il luogo è sempre lo stesso. No, nel senso, l'idea è sempre la stessa. Cioè di andare al luogo. Siamo andati in città, dentro Lucca. Come al solito. Come al solito. Non c'era niente. Non c'era niente, ma noi troviamo sempre qualcosa da comprare. È arrivata la Rebels. La Rebels ora vuota. È arrivata ora la Rebels. All'OVS Lucca in città. Allora ormai eravamo lì. Levo questo che non te va a vedere. Vuoi non comprare qualcosa? Per forza. Ormai è quasi un obbligo. Ma che colore hai preso? Il 2. Secondo me è uguale al mio. Aspettate. Che risata. No, vedi, il tuo è natural. Allora, mi mancava. Alzo la voce che io scherzo. Mi mancava la cifra. Allora ho preso questa. Si vede una mazza? No, del tipo ci siamo messe qua quasi per niente. Allontanala, magari si come di sé. Della Essence. La 02 Soft Bash. Se no lei brontolava che gliela rubavo sempre, allora... Perché non era vero. Poi per me era chiara, diciamo la verità. Poi abbiamo preso... Si legge? Sì, Shaka. Che ieri ho visto il video di... Abbiamo visto il video di Eleonora Manni, che salutiamo anche se magari ciao. Non ci segue. Ormai lo sapete. Salutiamo anche il mondo. Che l'uccellino che passa, il criceto, schiacciato in terra. Insomma, veniva un'altra parola, un altro animale. Quindi grazie ragazze, alle ragazze che mi hanno consigliato, insomma. Che... Hanno fatto scoprire l'aria che esisteva ciò. No, vabbè, l'avevo già visto, però... Non era molto convinto. È il set di pennellini di Shaka, sono pennellini doppio e ne voglio vedere uno. Oh, che carino! Ne ho incartati anche uno per questo uno. Questo è... mettici la mano dietro, dai. Vai. Per eyeliner. 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 E questo lo sfumino. Sì. Lo spumino. Lo spumino buono. E poi, vabbè, sto a far vedere tutti. Ma sono rosa fluo. Ma sono più carini. Aspetta che qui c'è la mongolaggine. Vabbè, normale. Questo è da sfumatura, penso. Poi che capito, l'ho detto quella buona, perché ovviamente... Questo credo sia per labbra. Ah sì, era con la copertura. Io mi penso che... Ah, ma è duro. Lo so. Di cosa? Che mi guardi come per riguardare sta mano, non riesce a fare ancora. Va bene, infatti. Questo è ancora da sfumatura, angolato però. Non si vede una mazza. Se fosse più grande sembrerebbe da blush. Andateveli a vedere. E questo è puntoso. È tondo, tutto tondo. Come piace a te. Spong. È quello come lo voleva lei. No. Lo volevi te così. L'ho trovato quello che volevo. Quello della Royal Beauty. Sì, vabbè, quello che già. Però era sulla linea. Però questi sono... rosa fluo. Sono rosa fluo. Questo è piatto totalmente. Da fondotinta. Da fondotinta. Ci metti una vita. E di qua la lingua di gatto. 6,99€, tanto penso che ormai lo sappiate. Nella questa pochettina. Sì, che non si può. Ah, ecco. Yeah! Yeah. Poi, oddio. Tutti i capelli, non so più come tenere. Abbiamo il riso. Come si chiama? Non mi viene. Cartine che.
le cartine levano l'unto, sorbono il sudore, vabbè, quando sei lucida, lucidità. Opacizzanti. Opacizzano, ecco. Tieni. Che li avevamo. Questi falli già, vedere che le abbiamo riprese. E costavano? Che ora dice c'è l'estate. Non lo so. Non abbiamo controllato per i prezzi. Poi mi sono presa, perché questa è il filare, non la uso. Non si vedrà mai, ve la dico, faccio prima. 06. Satem. Non ci leggo Ambra di qui a lì. Satem move. La 06, insomma. Ma non è uguale a quella che abbiamo, no? No, no, l'altra era più chiara. Voglio provare un po' più scura, perché più chiara non è che mi stia tanto bene. Ci devo mettere sopra un altro rossetto un po' più scuro. E poi ho preso questo l'holographic. L'holographic, magari sembra lontano. No, swatchalo, dai, che lo voglio vedere anch'io. Ma un grigio cos'è? Un bianco? Tipo. Oh, si vede molto. Aspetta. Scrivenza ottima. Sì, vedi, fa. Può servire. Voi non lo vedrete mai. Sì, forse. Questo qua che sbrillussica non è la mia mano. Ma è l'ombrello. Questi sono le mie unghie. E l'ho preso acqua per usarlo come illuminante. Ho pensando di mettere le lenti dell'acrilico nero su tutta la palpebra come base e poi mettere questo, perché facevo il contrario io di solito. Forse è più comodo. Poi abbiamo preso. Aspetta, ce la faccio mettere così. Shaka. Parto da quello che mi piace meno. Oh, questi ombrettini che vi avevo già fatto vedere. Una versione doratina. Sì. Che per me era giallo. Che hanno. Aspetta che qui mi ci fa il bagno. Questa spugnettina qua. In cima, no? Una tubettina da non so quanti grammi, non me lo ricordo. No, non c'era. Non c'era. Non c'era scritto, non lo trovavo. È molto comoda. È veloce se non avete tempo di stare. Ma anche solo tamponato un attimino e poi lo sfumi, ma sempre con questa spugnettina e via. E questo lì, la viola. Che sfumato poi non rendono neanche sfumato, cioè ti lasciano tutti i brillanzichini che poi sono dello stesso colore dell'ombretto. Guarda, c'è l'esempio di E il numero 2, Violet. Fantasia. Sì, l'unica fantasia è vedo quello verde, visto. Questo non doveva essere comprato. Solo che dovevamo arrivare poi a 30 euro per avere lo sconto da OVS di 5 euro a partire da domani. Sono a spese di 10, praticamente. Non 5, no. Minimo 5 10, euro, quindi 10 ce lo spendo. Sì, vabbè. E quindi ho fatto, vai a prenderlo. Questo è l'uno pink. Va bene. Sempre lo stesso cosino. Metto accanto al viola. No, no, non è accanto al viola. No, la postazione alla. No, torneremo alla vecchia. È che di giorno è peccato non sfruttare la luce. Andiamo nella mia cameretta. È un rosino. Sì. Mi fa l'idea. E poi questo verdino. Non si vede. Che è 4 disco forest. Peccato che non so fare inserire le immagini, se no vedete. Ecco. Questo qua. Oddio, com'è carino! Guardi, guardavi fisso. Sì, guardavo niente. Che non mi si vede. Oh, eccolo. Ah, questo è carino. Non li avevamo provati, però. Anche perché è brutto. Apri la roba che poi la va qualcuno a comprare. Noi cerchiamo sempre di evitare. Ho visto Shaka, ora ha messo anche mascara, gli eyeliner. Gli ombretti. Oh, gli ombretti c'erano già, sì, erano quadrati. Sì, no? Io non ci avevo nemmeno fatto caso. Poi, naturalmente, sei all'OBS lì vicino c'è la Kiko. Allora, intraprendi la via del fine. Io faccio vedere quando intraprendi la via del fine, cosa è la fine. Ah, io faccio vedere il mio interesse. Io ci sono andata,
cioè non ero partita con l'idea di comprarlo, però poi c'era una commessa carina che mi ha sporcato tutta la mano, ma va bene, e non mi ha dato neanche il fazzolettino, me lo sono dovuto prendere. Per questo la odierò. La... Ah, non si legge! Ecco. Fidatevi. Kiko Skin Evolution, questa ce la faccio a dirlo. Il correttore, c'è scritto in inglese. Numero? Non ve lo dirò mai, 04. Sì, dai. Bisogna metterci in qua, secondo me. Sì. Vabbè, 04. Fatto così. Stick. Il stick. Era uno di quelli più aranciati. Lei mi ha fatto vedere anche uno liquido, però a me il liquido era troppo illuminante. Sono troppo illuminanti, non mi piace. Mi piacerebbe che le occhiaie fossero del colore del resto del viso, non più chiare, da farmi l'effetto panda al contrario, più luminoso invece che più scuro. E questo 5,50 euro. Poi ho preso... Oh, sì, questa volta si vede, eh. Questo, secondo me, è azzurro Tiffany, però poi ditemi voi. È 389, lo smaltino, 2,50 euro. Tanto per rimanere. Ne avevamo c'ha le palline. Mi ha fatto anche... Guardate, volete gli smalti? Sono in offerta. No, siamo sommersi, poi vedo questo azzurro. No! E poi della... Oh, non mi ricordo mai come si chiama. Spring? No, vabbè, la collezione d'estate, dell'estate. Non c'è scritto. Come? No. No. Vabbè, abbiamo preso il Liquid Color Shadow 04 Indigo. Lì. Perché avevamo il corallo. Io l'ho messo una volta. Però dura. È bellissimo. Ha trovato anche lei. Mi piace un sacco. E abbiamo preso questo coloraccio qui. Coloraccio. Blu scuro, elettrico. Sì, blu elettrico. È elettricissimo. Che sicuramente la resterà bene. Non ho dubbi che ti stia benissimo. Grazie. Perché mi ha insegnato. Stavolta ne ho messo pochissimo, eh? Ho messo troppo poco. No, no. Sì. Strano. Se vado in eccesso a quell'altro. In eccesso, ecco, vedi? In eccesso, bene. Non so più. No, infatti. Fuori tutto per metterlo dentro. Mamma mia, questa qui. Sì. Devo fare un po' di prepotenza. Ma vabbè, 6,90 euro. Io non so se avete notato che Amber vi fa vedere le cose e non ve le swatcha mai. Solo gli ombretti. Prima vi ha fatto vedere il correttore. È uno tra quelli più aranciati. No, non lo faccio mica vedere, vero? Va bene, non lo faccio vedere. No, no, vabbè. Io odio sporcarmi le mani. Sei stizzosa, sei. Non è vero. No. Che non si vede niente del colore quasi della mia pelle. Lo devi far vedere prima di... Vedi. È comodo, vero? Sempre nei posti geniali. Dov'è? È questo. Vedi, mi sento stupida a dover fare così. Non si vede. È tipo come no, fai? Ma non ti ho detto swatchalo, ti ho detto che non li swatchi mai. Non li swatcho perché mi danno... Giorno no, io ho tutte le mani sporche. Insomma, abbiamo aggiornato sui nostri acquisti. Io ho i capelli che non so dove ci eravamo ripromesse dopo l'ordine dell'Elf di non comprare quasi appunto, più niente. Appunto, abbiamo fatto l'ordine dell'Elf, lo stiamo aspettando. È da 8 giorni. Speriamo arrivi presto. Vi faremo vedere le cose, ma siamo obbligate a non aprire niente. Quasi niente, solo un rossetto perché è proprio estivo, da ora. Un lucido. No. Una tinta per labbra? Non mi ricordo. Vabbè, lo stick illuminante che poi userai come blush. Lo stiamo aspettando. Vi faremo vedere le confezioni. Piano piano quando le apriremo vi faremo sapere. Sapevo. Se avete richiesto su dei video ditelo. Questo non l'ho più detto. Vabbè, giusto. Sì, l'uomo da palestra non lo potremo fare. Jesus, scusaci, ma sembriamo i tipi da palestra.
No, infatti. Credo di esserci stato solo con il liceo a fare educazione fisica. Io sono stata all'inaugurazione della palestra. Come ecco. La vedi? Quindi mi dispiace, però. Gisa, dacci altre idee, dai. Dai. Confidiamo in te, visto che ce ne date già due. Ora questo l'uomo di palestra. Proprio ci abbiamo pensato, insomma, caderemo nei luoghi comuni. Sì, non è, sarebbe non un'esperienza fatta da noi. Non sarebbe capito. Sincero. Ti mandiamo un cuoricino, due cuoricini. Due. Ma il mio è brutto. Anche a voi. Perché non ci riesco? Sembra un... Che ci state vedendo? Che te che ci stai guardando? Ci metti sto te cuoricino. Ci stai guardando. Cuoricino. Vabbè, vi salutiamo, abbiamo fatto 15 minuti. Sono contenta perché ci ho messo 12 anni a fare sta postazione e poi fa cagare. Vabbè, una delle sue solite idee. È zitta, saluta. Sono tutta spettinata, ciao.